Noi ci seríamos locos. Il cielo. Il cielo. Il cielo. Di più. È nice. È di più. È una cosa grandiosa. Forse voi non l'avete mai sentita. Ma è una cosa che bisognerebbe sedersi e allacciare la cintura, come in automobile. Una cosa grandiosa, una cosa che probabilmente vocês nunca ouviram. Precisaria sentar e colocar o cinto, come se fosse fa venire la vertigine. Gera vertigens. È incredibile che cosa stiamo per dire. È incredibile quello che ci sta dicendo. Perché è qua. 36 volumi e parla di questo che ora diciamo insieme. E perché sta qui scritto 36 livros e fala disso che a gente vai dizer aqui agora juntos. La scienza del vivere nella divina volontà. A ciência de viver na divina vontade. Unica. Unica. Un sassolino. Una pedrinha. E lo lanciamo nel lago, nello stagno. Gioco in una lagoa. Fai vedere, fai vedere. Mostra. Cos'è questo? Che è questo? Sì, propagazione. Quanto dura? Quanto dura? In quanto ci vede. Enquanto for o tamanho do lago, fino alla grandezza del lago, la circonferenza. Anche un lago grande. Ma poi? Dio è infinito. Poi finisce, no? Ma se chega un momento che acaba. Io lancio. E poi finisce. Io ho fatto un atto nella volontà umana. Ho lanciato un sassolino nello stagno. Ho fatto un atto da volontà umana. Joguei una pedrinha na lagoa. Se io dico Gesù ti amo, vieni divina volontà a gettare tu questo sassolino nello stagno. Se eu disser Jesus te amo, vem divina vontade a jogar você essa pedrinha na lagoa. Infinito. Non finisce mai. Infinito. È un atto infinito, eterno. Come Adriana? Eterno, infinito. Immenso, eterno ed infinito. Un atto immenso, eterno e infinito. Maria di Nazareth, quando era nella sua casa, lei accendeva il fuoco, preparava da mangiare, faceva tutti atti semplici. Pensate, Maria di Nazareth è il sassolino. Lei faceva così e noi ancora stiamo ricevendo gli effetti delle onde di Maria di Nazaré. Maria de Nazaré fazia só gestos da vontade divina. Então tudo aquilo que ela fez, imagina que ainda hoje a gente está recebendo as consequências dos atos dela. Questa è la differenza tra la volontà umana e la volontà divina. Un atto fatto nella volontà umana si esaurisce, finisce, è limitato, è del tempo. Un atto fatto da Dio in noi e la volontà divina è un atto che non finisce mai, eterno. Essa differenza entre un gesto feito na vontade umana è limitato, invece un gesto feito na vontade divina è eterno. La gloria di queste anime che vivono che hanno vissuto sulla terra nella divina volontà è una gloria nel cielo inimmaginabile. La gloria di queste anime che vivono qui na terra secondo la divina volontà è una gloria nel cielo inimmaginabile, non immaginabile. A quanti anni? Capito? La missione di apostolato? Già avevo visto questo, però era bisogno sentire l'esplicazione. Molto bene.
Molto bene. Oggi è come una iniziazione spirituale a questo carisma e a questa vita divina che noi vi benediciamo e vi auguriamo di entrare tutti. Essa é uma iniciação à vossa vida espiritual, à vossa vida divina, e nós estamos aqui abençoando vocês e desejo que vocês entrem todos nessa vontade divina. Amém. Dio vi accompagnerà. Deus vai vos acompanhar. Se lo farete entrare dentro al cuore, se vocês darete la vostra volontà umana in cambio della divina, Gesù, prendi la mia volontà e dammi la tua per vivere, la divina. Se vocês permitiram que ele entre no vosso coração e vocês troquem a vossa vontade humana com a vontade divina dele. Noi vi ringraziamo anche di questo vostro incontro. Nós agradecemos desse vosso encontro. E eu pensato prima nello stesso attimo. Ringrazio, però hai detto tu. Molto bene, molto bene. Conta para ele que temos três grupos já no Brasil do Relógio da Paixão e um grupo com sacerdotes. Não, um grupo sacerdotes. Dois sacerdotes, é. Já ci sono altri gruppi in Brasile che fanno l'orologio della passione e un gruppo anche coordinato da un sacerdote. Molto. Però per WhatsApp, no. Abbiamo do Brasil todo via telefonino e il desiderio è fra un poco tempo riunire tutti le persone, però bisogna prepararsi in più e noi vi accompagneremo nella grazie mille. Ora Adriana, ci mettiamo l'intenzione di preghiera sono più gruppi in Brasile che si riuniscano tutti insieme a formare un unico polmone, un'unica forza, sì. Tutti insieme. La nostra intenzione oração sarà che tutti questi gruppi no Brasil consigliano si riunire per creare un unico polmone, un'unica forza. E magari Adriana Pallotti il 25 marzo 2017, a Dio piacendo, compirà 100 anni. Se Deus quiser, venite dal Brasile. Ah, Adriana Pallotti, il 25 marzo 2017 vai fare 100 anni. Che linda! Sta convidando vocês. 100 anni. Io penso, sono sicura, tu lo sai, però devo dire in quello mio sentire, che Dio hai scritto, hai sorriso interiormente, hai detto loro non sapono quello che penso io e che vado a fare io. E allora in meno di un mese di preparo, hai portato io e lei, non lo so, anche tutti gli altri, però noi non pensavo di venire in Italia adesso. Io sono un mese fa. Mm-hmm. Sì, io sono venuta 10 anni e mai sono tornata. Sì, convite, chama, convido a viaggiare per l'Europa in un cenacolo per preparare corazzoni che saranno atalaias, torres per una nuova epoca. Ecco. È un invito a viaggiare in Europa creando un cenacolo di cuori che si preparano, che saranno una torre per viaggiare in un nuovo secolo. Questo è un pensiero che proviene è un da pensiero, te. Un invito che è stato fatto proprio a questo pellegrinaggio proprio per prepararsi. E allora noi abbiamo entrato perché conosceva il sacerdote, anche quello dottor Ribamar, che è il signore che fa questi viaggi, però non si sa cosa è successo. Io e lei eravamo rimasti a parlare tutta la notte su Luisa e abbiamo visto un testo che dice quello che parla sulla dottrina della divina volontà, che c'era al centro i libri di Luisa e le persone arrivavano intorno di libri e usciva divinizzato. Allora quando io ho letto quello e ho fatto vedere lei e lei non lo so, devo andare dopo, no, non devo andare, devo andare, no, non devo andare, e anche io così e siamo venuti e io credo che i libri sì, è mesmo tutto accadesse para che tutto se non venisse non vai acontecer viaggio. Allora, se volete deificarvi, divinizzare le vostre anime veramente. Se vocês quiserem consacrare le vostre anime a Dio in un modo più verdadero possibile, leggete questi scritti sì, sì, sì. E mettete in pratica
Gli applichi? Gli insegnamenti. Perché è un cammino pratico. Sì. È molto pratico. Si tratta di entrare in una comunione diretta con Gesù. Sì, sì. Un giorno è successo, un amico di Adriana era a Milano. Si chiamava, che ora non c'è più, Alessandro Gnocchi. Raccontalo tu. Un amico di Adriana si incontrava in Milano, si chiamava Alessandro Gnocchi, e già veniva a fare sé. Quei piatti? Ah, sì. Alessandro Gnocchi, quando si inizia la Divina Volontà, così, quando lavorava in casa, una volta c'era la moglie che doveva andare impiegata, e lui lavava i piatti, si dava il cambio. Allora, mentre che lavava i piatti, dice lui: vieni Gesù, ti amo, Divina Volontà, vieni a lavare questi piatti in me. Aspetta un attimo, traduci, Ian. Intanto, Alessandro si incontrava in una residenza con la propria sposa, so che la lavorava, era una funzionaria pubblica, e a volte diceva che si revezava per lavare i piatti. E per questo che un giorno, lavando i piatti, gli disse la propria frase: Gesù, io ti amo, Divina Volontà, vieni a lavare questi piatti con me. E dopo, mentre che lui dice: ma c'è proprio Gesù? Che sia proprio Gesù che viene a lavare. Ha avuto un attimo di... Sì, di pensamento. Di dubbio, dice, di esitazione. Dice, ma che sia Gesù che viene a lavare i piatti di me, così. Mentre che dice così, per posare i piatti, ci ha messo Gesù davanti. E lui ficò con dubbio. Veniva qui a raccontare quando veniva da Milano, veniva a raccontare questo fatto qua. E lui ficò in dubbio, perché Gesù faceva una cosa assim simples, vir lavare os pratos comigo, né? Então, ele ficou assim duvidoso, e de uma hora para outra ele viu Jesus na frente dele. Nossa. Quando noi lo chiamiamo, lui viene e dice: io non sono come voi, quando vi chiamo qualcuno, vengo, poi non andate. Mi chiamano, Gesù, vieni in me, io precipito in quell'anno. Mi sta aspettando che lo chiamano. Ardita. Sto aspettando che mi chiamano, ma non mi chiama nessuno. E diz que Jesus não é como vocês, que se alguém me chama, eu digo venho, depois não aparece. Se alguém chamar, ele corre imediatamente e vai dentro daquela aula. Agora você é chamado, vem em mim, Jesus. E eu vou porque se é Jesus, não, Jesus é venuto, me diz que se é você, porque não é como nós que é, vieni Adriana, vieni Luciano, vieni, se vengo. E poi vai, dicevo, quello non viene, invece Gesù subito precipita, sì. Sta attento a un cenno. Quando dice Gesù viene, si è come l'ape sul fiore, è come la mela insieme alla flor, immediatamente. Immediatamente.